Due giri di olio per ogni pizza. Del basilico, perché no? Sempre a mangiare, pensa. Ti facciamo vedere anche i difetti, eh? Hai avanzato del pane del giorno prima, del mese prima, qualche crackers, due fette biscottate, due grissini. Schiaccia tutto e fai una bella pizza in padella senza neanche utilizzare il forno. Quindi adesso ti racconto la pizza di pane in padella senza usare il forno. Poi magari ne facciamo anche una da forno, anche se l'avevo già fatta. E poi se avanziamo ancora di pieno magari ci inventiamo anche qualcosa d'altro. Per fare una pizza serve una manciata così di pane duro. Procuratelo, rubalo, avanzalo, fallo avanzare. Questo ha solo un giorno, comunque per fare la ricetta va benissimo. Queste sono le pagnottelle che faccio io un giorno per l'altro con la pasta madre, ma se hai anche del pane, sai, quello proprio duro che si spacca a martellate, è ancora meglio. Lo devi tagliare a striscioline, a pezzettini, più piccoli che riesci. Se hai il pane secco secco secco, ovviamente non lo puoi tagliare magari con il coltello, lo prendi a martellate, gli dai quattro mazzate e lo sbricioli. E lo mettete in un ciotolone. Gabriele, ma quanto pesa? Non posso darti un peso, perché se è secco pesa meno, se è solo del giorno prima pesa un po' di più. Tieni conto una mezza pagnotta per fare una pizza abbondante. Raccatta bene anche le briciole, che sono le più buone, poi è tutta roba pagata. Due giri di olio per ogni pizza. Un pochino di acqua alla volta. E mischi con le mani, così senti bene l'umidità del pane. Gabriele, ma quanta acqua ci devo mettere? E dipende da quanto è secco il pane, come prima, stesso discorso. Tu ne metti un po' alla volta e mischi, schiacci e mischi finché non sta insieme. Tu devi fare così e deve rimanere la forma della mano, deve diventare modellabile e i pezzi che si sentono non devono essere troppo duri. Qui manca ancora un pochino di acqua però, perché sento dei pezzi duri e poi non sta proprio insieme facilmente. Quindi ci metto ancora 3-4 cucchiai di acqua. Assorbita l'ultima acqua, sono passati altri 3-4 minuti, i pezzettini di crosta li sento già più morbidi. Guardate, con una mano sola riesco a dargli una forma molto facilmente. Adesso così va benissimo. Non deve né lievitare, non deve riposare, non deve fare nulla, ma comunque se tu la vuoi preparare in anticipo e te la tieni lì anche molte ore prima, non c'è nessun problema. Procurati una padella antiaderente. Se avete fatto caso, io ho utilizzato una mano sola per impastare, quindi l'altra mano io ce l'ho pulita e la tengo pulita, così non devo continuare a lavarmela sotto il rubinetto. Un cucchiaio di olio in padella, con la mano sporca ungo bene tutta la padella. Ripeto, se avete, guardate nella credenza, nel cestino dell'abbandono, se ci avete pezzi di grissino, fette biscottate, crackers, va bene tutto qui dentro. Prendo il mio impasto e lo metto nella padella. Ho sempre una mano unta e una mano pulita, Metto una goccina di olio, so poco, senza esagerare, sopra l'impasto e lo schiaccio. Se vuoi puoi utilizzare anche un pestacarne, un bicchiere, una tazza, però anche con le mani viene benissimo. Lo fai tutto uguale. Non devi fare il bordo, se la fai in padella. Se la fai nel forno sì, puoi fargli anche il bordo, ma se la fai in padella no, perché dopo va girata e ti resta, insomma, ti si rompe. Ma tu già schiacciandola un pochino di bordo si forma da solo. L'importante è che non ci siano in giri e buchi. Lo spessore più o meno, ti faccio vedere, guarda, faccio un buco apposta. Lo spessore è di circa 5-6 mm, meno di un centimetro. Vedi? Mi raccomando, ricordati poi di tappare il buco. La metti sul fornello, accendi, fuoco medio. Quanto tempo? Dipende, deve cuocere, dipende dalla padella, da quanto ne hai fatto, da quanto è forte il fuoco. È tutto pane cotto, quindi non c'è nessun pericolo di fare roba cruda, però bisogna fargli fare una bella crosticina sotto. Quindi diciamo che quei 5-6 minuti a fuoco basso andranno benissimo. Gabriele, la possiamo fare anche nel forno? Sì, nel mio canale trovate anche la ricetta, ma la rifacciamo, dai, tanto ho avanzato questo pane, però senza ripetere tutto. Ripetiamo lo stesso identico impasto di prima. Come prima, bagno un po' alla volta. Volendo puoi metterci anche dentro del rosmarino tritato, se ti piace. Oppure qualche altra erba che preferisci. Dopo 4-5 minuti, attenzione a non bruciarla sotto, Cerca un coperchio o un piatto che stia dentro la padella. Ci metti un po' di olio, che serve per far scivolare dopo bene la pizza nella padella, per girarla facilmente, e serve anche per ungere la parte superiore della pizza. Metto sulla pizza e la giro. Ripeto, qui non c'è niente che deve cuocere, deve soltanto rosolare leggermente. E adesso la facciamo cadere senza distruggerla. Se si è rotta, se
si è aperta un pochino, gli dai una aggiustata e fai ancora in tempo, la schiacci un po'. Ti servirà della passata di pomodoro, classica, cruda, normale, con un pochino di sale. Mischia un pochino il sale e condisci la tua pizza, come una normalissima pizza. Adesso questa qui la facciamo margherita e l'altra magari la facciamo con le cipolle. E però se vuoi metterci sopra anche il prosciutto o altri ingredienti, vedi tu. Come qualsiasi pizza, stai un centimetro dal bordo con il pomodoro, che deve essere abbondante ma non eccessivo. Un rametto di origano o anche del basilico se ce l'hai. Ops. Mozzarella a strappo o a cubetti, vedi tu, che non sia troppo acquosa, aprila magari un pochino di tempo prima, che sia di buona qualità. Del basilico, perché no? Ripeto, se ci vuoi mettere sopra i carciofini, il prosciutto cotto, mettici quello che ti pare. La rimetti sul fornello, sempre fuoco bello tranquillo, non troppo basso, ma insomma medio. E il coperchio, il fuoco la cuocerà sotto, il coperchio terrà il calore e scioglierà la mozzarella. Nel forno è ancora più facile. Teglia leggera, ricordati, quando l'impasto riesce a farne la pallina con una mano sola, è pronta. Olio extravergine, mano pulita, mano sporca, ungere e butta dentro alla muratura. E lo schiacci, mettici sopra un goccino di olio e schiacci bene. In questo caso, se vuoi fargli un pochino di bordino in più, va benissimo, tanto non dobbiamo girarlo. Sono passati circa 4 minuti, la mozzarella si è sciolta, è tutto bello caldo, la pizza sotto è rosolata ed è pronta. Lasciala cuocere ancora 2 minuti, così si asciuga un pochino e fa la crosticina bene sotto senza coperchio. Quanti minuti in tutto? 4 prima senza pomodoro e altri 4 con il pomodoro e poi altri 2 così senza coperchio, 10. La cosa più difficile è metterla dalla padella nel piatto, perché comunque è una pizza morbida. Certo, una acciughina però gliela potevamo mettere. Giù belli decisi, senza paura. Ricetta di recupero totale, ragazzi, per la serie non si butta via niente. Facciamo vedere anche i difetti, eh. Allora, la consistenza va bene, c'è, è perfetta, è morbida. L'ho rovesciata bella calda, quindi si è fatta una piccola crepa qui, ma niente di che comunque. Ma quella da forno, sei sicura che la vuoi con le cipolle? Sì, sì. Le fai te però. Sì. Io l'assaggio. Gabriele, non puoi chiamarla pizza. Io la chiamo come voglio. Ragazzi, è un sistema facile per recuperare il pane. L'ho chiamata pizza perché sembra una pizza. E anche sa di pizza. E gli ingredienti sono quelli della pizza. Buono. È buonissima, ragazzi. È molto particolare. Poi il pan bagnato, così un po' ripreso, gli dà quel caratteristico sapore. Sì, sa di pizza, sa di pane, sa di bruschetta, sa di tutto. Ah. E c'è anche il vantaggio che tu il pane lo puoi bagnare e te le puoi preparare prima, poi se la fai nel forno ti prepari già le teglie pronte, quando è il momento pram, prendi e la butti nel forno. Ed è anche una cosa molto simpatica, anche per cambiare un po', per fare un aperitivo. L'acciughina io comunque, ripeto, ce l'avrei messa. Ah. Allora taglio le cipolle. Taglia tutte. Ma tutte e due? Tutte, taglia tutto. Tutte e due, e tu che fai? Mangio la pizza. Sempre a mangiare, pensa. Io le taglio così, lunghe e sottili. Corte non mi piacciono. Se uno non gli piace la cipolla, non ce la mette. Un po' d'olio. Quanto olio? 2 cucchiai. Metto la cipolla che deve cuocere. Ma non è troppa questa cipolla? È proprio tanta. Deve rosolare, diventa meno della metà. Al massimo non ci baciamo per stasera. Sul fornello, mischia spesso e lascia cuocere 10 minuti. E se io la voglio margherita? E fai la margherita. Che fai? Salta, salta. Va che brava, sei diventata. Pizza con la cipolla va fatta bianca, con poca mozzarella e col parmigiano. Quindi io direi di rispettare la regola. Che dici, va bene? Sì, sì, va bene. Facciamo notare la bocca che va sempre. Guarda la bocca come va. La cipolla deve essere appassita, poi finisce di cuocere in forno. La base che abbiamo preparato prima, ripeto, se volete farvi una margherita, pomodoro, mozzarella, fatevi una margherita. Io questa qua la facciamo con le cipolle. Distribuiscile con amore, mi raccomando, altrimenti non viene buono il mangiare se non ci metti amore. Guarda che bello, guarda, guarda. Formaggio, parmigiano tagliato a scagliettoni, così diventa bello gratinato, dorato, fritto, rosolato. Non ho messo il sale perché il pane è già salato e il formaggio è molto saporito e diventerà ancora più saporito in forno. E quindi non ho messo il sale, tu fai un po' come preferisci. Un po' di origano, un po' di pepe, a piacere. Mozzarella, io ho un pezzettino che ho avanzato dalla pizza di prima, però mi sembra un po' poca, adesso vediamo. Sbriciolata. No, dai, basta, la facciamo bastare, va bene così. Olio sopra, non tantissimo, però dappertutto. In forno 200 gradi,
Se hai il forno elettrico acceso sopra o sotto statico e lo tieni nella parte bassa del forno, se hai il forno a gas lo metti in mezzo. Tempo di cottura circa 20 minuti, 20-25 minuti, deve venire bella colorata sia sopra che sotto. Quella con le cipolle è la mia, perché il mio pezzo se n'è già andato qua, nella pancia. Questo è lavoro, ehi! L'ho assaggiato per far vedere che è buona. Mezz'ora, giusto giusto, pizza morbida, volendogli si può fare anche un po' di più per renderla più croccante, però secondo me è più buona così, anche perché sopra è già bella tutta rosolata, la cipolla era già cotta da prima, il pane era già cotto, e quanto la vogliamo cuocere sta cosa? Guarda che morbidezza, non è una crosta secca, è una cosa molto morbida. La segno con la rotella, l'ideale queste qui andrebbero lasciate lì 10 minuti, ma io sapete che devo assaggiare subito. E la tiro fuori e la metto nel piattino. Assaggio solo quella perché l'altra è mia. La consistenza è quella della pizza in teglia, guarda anche dietro com'è, è molto invitante, morbida, profumata. E niente, mi tocca fare anche questo assaggio, io mi sacrifico per tutti. L'assaggio sarà comunque a bestia, perché anche se è una cosina delicata del pane ammollato con tutto il formaggino, queste cose, alla fine c'è la cipolla che ammazza tutto e devi solo cacciarla in bocca a bestia. Ah, sai cosa ci avrei messo io? Cosa sentiamo? L'acciuga, una bella acciughina. È buonissima, c'è il sapore del formaggio, il dolce di questa cipolla rossa di Tropea, fantastico, e questa è buona anche così, anche senza pizza. È mia! Momento. Quindi fatela, fatela al forno, fatela in padella, fatela con le cipolle, fatela con la margherita, con l'acciuga, senza l'acciuga, ma fatela, perché è davvero buona. Lasciate like se volete, se vi è piaciuta la ricetta, iscrivetevi al canale se non vi volete perdere le prossime. Se ringrazio Beatrice che ha tagliato la cipolla e ha registrato tutto, un carissimo saluto e un abbraccio anche da Gabriele. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima. Ciao.